altri. Grazie a questa legge abbiamo ridotto dell'oltre 11% il gioco in Lombardia, sono state spente 8.000 macchinette e abbiamo la certezza che man mano che questa legge verrà applicata a partire dalla famosa distanza minima di 500 metri per le nuove licenze, ma anche per le vecchie licenze quando andranno a scadenza, non si potranno più riaccendere. Questo a me fa piacere, perché ho imparato strada facendo da chi si occupa di questo tema da ben prima di me, che la ludopatia altri non è che una dipendenza, esattamente come la tossicodipendenza e l'alcolismo, quindi è una malattia e come tale deve essere affrontata. Non a caso noi come regione sosteniamo le spese, curiamo i malati di ludopatia, non a caso abbiamo dato vita ad un bando di circa 3 milioni di euro che è dato a quei comuni, a quelle realtà locali che decidono di impegnarsi nella lotta, nella prevenzione, nell'informazione su questa nuova patologia. Non a caso ci abbiamo messo la faccia, a differenza di un governo che a prescindere dal colore politico negli ultimi anni a livello nazionale ha pensato bene solo di speculare su quella che è la disperazione della povera gente. Non mi stancherò mai di dire che di questa malattia si ammalano innanzitutto le persone fragili, i disoccupati, le persone sole, gli anziani, i ragazzini che addirittura vengono adescati online con studi profumatamente pagati da queste società, spesso con la sede all'estero, che studiano come coinvolgere in maniera più forte i giovani sul gioco online, ai quali poi si aggiungono tutti gli altri tipi di gioco. Quindi una battaglia che, senza voler essere presuntuosa, definisco etica prima ancora che politica. Anche a proposito di giochi online, anche lei è stata vittima di un gioco online. Sì, ho scoperto ieri di essermi iscritta ad una delle più importanti società di gioco online con sede a Londra per un furto di identità, evidentemente. Appena accorta ho fatto un esposto ai carabinieri di Brescia, che evidentemente adesso faranno tutte le indagini del caso. Credo che come me a tanti altri possa essere successo, ma è chiaro che non potevo permettermi che qualcuno pensasse che l'assessore che ha fatto della battaglia alla ludopatia, la sua battaglia quasi di vita, perché in tanti anni che faccio politica mai nessun'altra battaglia mi ha appassionato come questo, perché colpisce troppa povera gente e c'è ancora troppa vergogna nell'affrontarlo, e poi soprattutto che ha in più rispetto a tante altre cose che su questo tema il primo a specularci è lo Stato, e questo mi fa un po' vergognare di essere italiana. Ecco, a questo proposito posso domandare, lei non ritiene che dovrebbe essere fatta una battaglia parlamentare, quindi una legge che dica in due righe il gioco d'azzardo non può essere lecito perché è un ossimoro, quindi semplicemente in Italia lo si cancella e basta? Ne sono così convinta che ho proposto al Consiglio regionale, che ha approvato l'unanimità, non solo la famosa legge 8 sulla ludopatia, ma anche una proposta di legge al Parlamento che, come la Costituzione prevede, le regioni possono proporre al Parlamento, ma che, guarda un po', è rimasta dimenticata nel cassetto di qualche ministro.